quest'oggi in tutta Italia si sta svolgendo lo sciopero nazionale generale detto da CGIL e UIL. Alla base delle proteste Jobs Act, legge di stabilità, ma nei diversi interventi che si stanno svolgendo in tutte le piazze, qui ovviamente siamo in piazza Prefettura, la frase ricorrente è il governo degli annunci. Assolutamente sì, il governo degli annunci, il governo del cambiamento annunciato. Basta pensare alle visite di Renzi in Calabria, ogni volta che è sceso ha sempre detto ce la farete, siete bravi, siete in gamba, ce la dovete fare. Il problema è che questo paese non ce la fa più. Non ce la fa più da anni, non ce la fa perché non c'è lavoro, perché c'è disperazione, perché c'è precarizzazione. Il governo, anziché invertire la tendenza, anziché provare a mettere investimenti sul lavoro, l'unica cosa che fa, fa un provvedimento come il Jobs Act, che anziché cancellare il precariato lo aumenterà, perché parla di un contratto a tutele crescenti che però non ha una tutela in uscita, per cui alle imprese sarà non solo più facile licenziare, ma paradossalmente più conveniente per gli incentivi che sono stati messi nella legge di stabilità. Noi abbiamo chiesto lavoro, abbiamo chiesto investimenti veri, abbiamo chiesto lavoro per quegli imprenditori che hanno chiuso, diciamo, la fabbrica perché non ce la facevano più, perché non ci sono investimenti da anni, perché c'è una cultura in questo paese che ha mollato quella che è la vera scelta del cambiamento da anni, cioè quella di mettere soldi su qualcosa di utile per costruire un paese moderno. Il paese moderno non si fa con le parole. Il problema è che questi propongono delle soluzioni alla disoccupazione, al problema del lavoro, che sono sostanzialmente inconcludenti. Infatti è di questi i giorni l'ha proposto, o meglio ce lo ha imposto, no? La nuova soluzione del Jobs Act, che sostanzialmente è una riduzione di tutele per i lavoratori neoassunti. Quindi rispetto a questo, il sindacato, che non vuole sostituirsi alla politica, assolutamente no, ma vuole fare delle proposte, dice no, perché noi pretendiamo da questo governo, ma da tutti i governi, che vi siano delle proposte concrete. Questo è il momento più critico del nostro paese, rispetto a questo non possiamo non essere parte centrale di una problematica che ci vede coinvolti in quanto 12 milioni di lavoratori ci hanno delegato per essere rappresentati.